Sai riconoscere la differenza tra una comunicazione assertiva, una aggressiva, una manipolativa e una passiva? Mettiamo il caso che arrivi un'amica e ti dica: ascolta, mi accompagni ad un concerto XYZ? Ci sono tante risposte. Per esempio, potresti rispondere: non se ne parla, e saresti una persona comunque aggressiva. Oppure potresti rispondere: guarda, lo faccio proprio per farti un piacere. A quel punto saresti manipolativa. Oppure ancora potresti rispondere: va bene, può darsi pure che alla fine mi piaccia questo cantante. E lì saresti passiva. La risposta assertiva, lo sapete qual è? Guarda, ti ringrazio, ma non mi interessa, cerca di trovare qualcun altro. Per qualcuno questo tipo di risposta potrebbe sembrare estremamente offensiva. Chi considera l'assertività come fosse aggressività normalmente è una persona che tende ad essere passiva. Se ti incuriosisce questo, chiedimelo.